Assessore, eh, voi siete venuti qua a sostegno del per solidarietà a Crotone, la situazione è sempre critica soprattutto dal punto di vista economico e qual è l'impegno che questa giunta metterà in campo? Ma già ieri abbiamo deliberato lo stato di crisi di calamità naturale, c'è stato anche il capo della protezione civile nazionale, ci sono strumenti ormai consolidati eh, che, che grazie a Dio nel tempo funzionano per cui c'è la valutazione dei danni da parte di tutte le aree dei comuni, Crotone, e Isola, Strongo, tutte le aree interessate, e la richiesta ovviamente di fare velocemente, che questo è un anno terribile, che prima passa e meglio è. Insomma chi poteva immaginare di trovarci il Covid e tutte queste emergenze stanno accumulando. E siamo qui, diciamo, è ovvio un fatto di solidarietà, la presenza di tutta la Giunta, ma anche un fatto di capire noi che cosa rispetto a quello che abbiamo già fatto come strumenti di aiuto riguardanti il Covid possiamo fare in questo momento straordinario. Ci pare di capire perché ieri anche prima della giunta eh, la presenza del Ministro Boccia, che ringraziamo perché aveva la presenza così tempestiva dello Stato, che gli aiuti, e ci hanno spiegato, arriveranno subito 5.000 euro ogni famiglia e 25.000 euro agli, alle imprese. E qui, questa è una cosa che si occuperà la protezione civile che ormai è standardizzata, e valutando questi danni e provando a uscire da, eh, ripeto, cioè, eh, ti cadono le braccia, nel senso che eh, normalmente uno già deve, deve in situazioni difficili affrontare eh, temati difficili per questa terra, ma eh, ribadisco, c'è cioè in una battuta, ma vale per i crotonesi, vale per tutti i calabresi, per tutta Italia, prima passa quest'anno e meglio è. Eh, Ovviamente siamo impegnati, quello che potevamo fare anche rimodulando risorse europee che hanno una tecnologia di spesa, mi piace chiarirlo, diverse diciamo, dallo Stato, è che ogni bando, ogni intervento significa produrre un lavoro straordinario, però passerà, c'è questo impegno, le condizioni oggi sono già migliori da questa. Da questa intemperia tutto ci potevamo aspettare che aggiungere anche questo, dopo la morte della Presidente, insomma tutto quello che abbiamo osservato, non, non ci perdiamo d'animo e andiamo avanti e continuiamo a lavorare.